Sono tornati in azione, armati di pennelli, colori, scalpelli e ogni tipo di materiale per interpretare artisticamente la vita. Così gli studenti del liceo artistico Palizzi di Lanciano hanno realizzato nuove opere che nella giornata di oggi sono state donate ai reparti di neurologia e medicina dell'ospedale di Lanciano, dove ne sono state già installate. La consegna formale è avvenuta nel corso di una semplice cerimonia alla quale hanno preso parte la dottoressa Marzia Mucci, direttore sanitario del presidio, Patrizia Costantini, dirigente del liceo, Maurizio Maddestra e Arsenio Pompeo, responsabili rispettivamente della neurologia e della medicina, gli allievi e gli insegnanti. La collezione intitolata Alla Porta, Memoria dell'Immagine, è stata realizzata con le risorse del programma operativo Fondo Sociale Europeo, la cui finalità è creare un ponte tra scuola e territorio, integrando diversi interlocutori e professionalità. Il progetto è un po' il seguito di Fly is Life, l'insieme delle opere che hanno permesso di migliorare l'accoglienza e rendere più gradevole l'ingresso del padiglione di oncologia. Quest'anno è stato ampliato il raggio d'azione con Lab Art Officina, laboratorio sperimentale delle arti visive e plastiche che nel solco delle linee progettuali tracciate nella precedente esperienza ha realizzato i nuovi lavori per l'Hospice Alba Chiara e gli altri due reparti che condividono l'accesso con oncologia nella stessa palazzia. Giuseppe Colangelo, docente del liceo artistico, affermato scultore e convinto sostenitore dell'iniziativa, ai nostri microfoni. Sì, specialmente quanti esseri sbagliati, poi considerando nella fase di adolescenza, dove riuscire a sensibilizzare i ragazzi su tematiche, patologie come neurologia, medicina, oncologia. E penso che con i ragazzi tutto questo, il primo impatto era quasi scioccante, ma lavorandoci sopra, disegnando insieme, discutendone anche insieme, il risultato penso che sia abbastanza lampante, che i ragazzi hanno tanto da dire, hanno tanto da fare, specialmente l'unico difettuccio è che non sempre hanno gli spazi dovuti dove poter realizzare questi lavori. E allora si tende sempre ad assopire i ragazzi in quanto ragazzi. Invece con questo progetto non è proprio così, non è stato proprio in questo modo.